Carissime e carissimi, e benvenuti ad una nuova puntata. Vi presento il mio cardigan finito, il cardigan Calista. Mi sa che lo chiamerò proprio così. Calista, penso in olandese, che non voglio dire cose che non conosco, ma ho letto sul loro sito praticamente che il Calista vuol dire bello. E il mio cardigan, secondo me, è bello, ovvio, perché l'ho creato io, è una mia creaturina, quindi per me è molto bello. Ho scelto due, parlare dei colori. Ho scelto due colori che sfumature di beige, marrone, insomma, e camello e marrone, sì, questo è camello e coffee. Mi sembra, ecco, sono proprio loro due. E mi sono piaciuti tantissimo insieme, infatti stanno bene, dico io, dipende poi tanto dai gusti. Sì, il colore, questo è 502 e 162. Questi due li ho utilizzati io, adesso... Io, come dicevo, li ho scelto per praticità, ho pensato un pochino a che cosa andrebbe bene il mio cardigan, tra i miei vestiti, insomma. E va bene con tutto, perché è un, come tanto piace a me chiamare questo stile, se esiste o no, l'ho inventato io, non lo so, ma si chiama, dal mio punto di vista, chic, casual chic. Cioè quel casual che ha qualcosa di bello, di chic, ecco, una chicca, un casual chicca, ecco, per dire così. Mi piace tanto, un casual originale, possiamo anche chiamarlo. A me piace tantissimo, come cioè, nella mia idea è questo. E quindi questi due li ho utilizzati io. Qua sul tavolo ne ho 1, 2, 3, 4, 5, altre 5 combinazioni, altri 5 abbinamenti un po' non fuori dal coro, diciamo, ma che stanno molto bene insieme. Sapete quanto adoro fare abbinamenti, ma che stanno molto bene insieme. Vi parlo un po' del cardigan. Pesa 500 grammi totali, no? Come cotone veramente non è molto per un filato di cotone, per esattezza è 480, perché l'ho proprio pesato, quindi 480. Quindi non per la pesantezza, ma pesante nel senso che ha uno spessore importante, 4,55. Io ho lavorato con i ferri da 4,5, se lavorate un po' più, avete più tensione nel lavoro, più stretto, diciamo, allora 5 va benissimo. E se non avete provato i ferri Tulip, fateli, veramente, voi dite, ah sì, ma va bene che questa insista con i suoi ferri, li dovete provare, perché dopo mi ringrazierete, ne sono sicura, e, cioè, vi fidate di me, oramai mi conoscete, quindi... Sì, li dovete provare se siete proprio, soprattutto degli o delle knitters impazzite proprio per dei ferri perfetti. Ecco, io penso di averli trovati proprio fino alla prova contraria. Quindi questi due sono i miei colori. Quantità, e poi passiamo a altri abbinamenti di colori. Quantità, allora io ho scritto qua 11 gomitoli per una SM, 10-11 gomitoli. Se volete farlo così in due colori, allora più o meno uguale, ma il colore principale, vedete voi qual è il colore principale, nel mio caso è il caffè. Il colore principale deve avere un gomitolo in più, insomma, sono 11 quindi. Poi 13 per LXL e 15, ok, se lo volete più lungo dovete aggiungere, ovvio. Questo è proprio lunghezza media, no? Non è lungo, è la lunghezza proprio normale per un cardigan, diciamo, ok? E 11, 13, 15, no? Quindi due gomitoli in più per ogni, non per ogni taglia, perché ho detto SM, LXL e poi XXL da 15.
Vi voglio dare comunque un bellissimo, ma veramente bellissimo sostituto in lana, se volete farlo in lana, perché sì, verrebbe benissimo anche in lana e vi dico sinceramente, verrebbe la voglia anche a me di rifarlo in lana, perché voi sapete quando uno, cioè, hai finito un cardigan o hai finito insomma un progetto e ti piace come è venuto, lo vuoi subito rifare. È una sensazione che ultimamente ce l'ho. Proprio finisco un capo e poi dico, ma vediamo un altro filato che potrebbe andare, e so che anche voi in tantissimi, tantissime pensate ugualmente. Ci sono maglioni, cardigan e così via che li possiamo rifare con tantissimi altri filati e stanno sempre bene e portano sempre qualcosa in più, sicuramente. Allora, parliamo di colori. E guardate, non cioè, questi sono gli abbinamenti non scontati. Chiaro, il mio è un po' più scontato, diciamo, e con il mio, se non vi piace il cammello, potete andare anche su, vedete, così. Così non è tanto, non otterrete tanto contrasto, ma comunque otterrete una cosa bellissima. Quindi il caffè nero con questo è il 503. Ecco, come idea. Questi due. Vengo un po' più vicino, è un verde acqua con un bellissimo fucsia, dico io, non lo so, mi sono piaciuti tanto, quindi 402, vi dico il codice 128, molto, cioè, ve lo immaginate? Molto bello. Poi passo, questo è autunno, sono stata ispirata proprio dalla stagione. È 504, questo ruggine è 503, ecco 504 e 3, quindi sono anche molto vicini, però starebbero benissimo insieme. Sì, questo è, diciamo, il mare, il mare in tempesta. 511 e 391, veramente molto bello. Poi questo, oddio, questo, ecco, se non avessi, cioè, questi sono stati le mie due scelte. E veramente, vi dico sinceramente che questa rimane la mia preferita e se ne farei un altro, se ne facessi un altro, scusate, se ne facessi un altro veramente sarebbe questo. Mi piace tantissimo. Questo è 526, che è un colore, mi sembra di un'eleganza particolare, e questo invece è il 395. Bellissimi. E poi vi faccio vedere l'ultimo, ma non l'ultimo come bellezza, anche questo per niente scontato, è 258, mi sembra cherry, sembra 257, 58 e 57. Troppo belli messi insieme. E questo è il cotone. Adesso, se lo volete fare in cotone, avete un cardigan che va benissimo, come vi ho detto, 4 stagioni tranquillamente. Invece, se lo volete fare con la lana Reborn, che io adoro, la lana Reborn, ecco, vi servirebbero 4 matasse, perché qua andiamo su 100 grammi, 4 matasse per SM, 5 matasse per LXL, 6 matasse per XXL. Anche qui i colori sono meravigliosi. Questi due insieme stanno benissimo, ma mettiamo qua. Io sono totalmente impazzita per questi due insieme. Questo è un rosa vintage, rosa antico, e anche questo è un rosa cipria molto elegante, quindi veramente mi piace molto. Certo che possiamo andare anche con questo qua, se vi piace, o no, questo lo togliamo con questi due qua, ma con questi due. Io vi faccio vedere quelli che piacciono a me, poi ovvio che ognuno poi sceglie i suoi.
E oh, non posso non farvelo vedere questo. Lo adoro, questo abbinamento lo amo. Con questo abbinamento sicuramente qualcosa ne devo fare, però ecco, anche in questo caso sarebbe troppo bello. Poi c'è il rosa salmone, oh, che più che con il giallo, questo è il giallo paglia, veramente anche questo un po', cioè dei colori così eleganti che. Ecco, questo li potete utilizzare anche per una sciarpona, per dirvi. Sono 250 metri, quindi sì? Sì, 250, quindi con due matasse fatte, una sciarpona a maglia stupenda. E sì, io dico o con questo sarebbe benissimo. E certo anche il mostarda con il paglia, troppo bene. Poi ovvio c'è il grigio, se volete fare tutto grigio, insomma, anche questo molto elegante. Oppure bianco e nero, per dire grigio carbone e questo bianco fana. Insomma, adesso andiamo anche sui neutri. Oppure ecco, questo è di nuovo un abbinamento che mi sembra molto elegante, il bleu marine con il pana. Molto molto elegante. Oppure anche con questo bordeaux, un abbinamento forse un pochino un contrasto forte, però molto bello. Io quando parlo di colori mi scordo il tempo e tutto. Ok, comunque è bellissimo. Ci sarà, ovvio, la settimana prossima il video. Adesso vi parlo un po' anche della struttura. La struttura è molto semplice perché è un boxy. Quindi a scatola, il cardigan a scatola, le maniche vengono riprese qua e lavorate con Magic Loop, molto semplice. Rifinite, sono tre, quindi la maglia rasata, poi la maglia a chicco di riso, insomma, qualcosa di riso, e poi un altro incrociato qua che ho fatto, quindi sono tre modelli che ho alternato. Diciamo, ho ottenuto questi contrasti sia dai colori che da questi tre semplici poi modelli che ho alternato. Quindi abbiamo strisce di colori e strisce di modelli. Mi è piaciuto molto come idea. Non ho riportato, come vedete, sulla manica, semplicemente perché mi sarebbe sembrato, mi sembrava un pochino troppo carico. E invece qua il bordino l'avrei voluto fare sempre con il chicco di riso, ma poi ho cambiato l'idea all'ultima, come sempre, e l'ho fatto 2-2 maglia elastica e poi ho cambiato. Quindi ho messo anche quest'altro colore e ho cambiato proprio tra di loro, no? Tipo il punto canestro. Ecco, semplice, 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 semplice. Veramente però dico io anche questo di effetto. E c'è anche una novità. Alpaca. Alpaca in tutti i modi. Quindi 25% di alpaca, non è 25 più 25 di lana. Abbiamo 50% di fibre naturali. Di cui il 25% di alpaca, che credetemi come alpaca, e che l'alpaca è veramente una fibra stupenda che adoriamo, però che è una fibra costosa. Quindi come fibra di alpaca veramente un 25% è tanto. Ha due fili, sono cake a due fili, assolutamente da provare, 3,54. Qualsiasi cosa farete ai ferri o all'uncinetto, perché questo è uno spessore medio che va sia ai ferri che all'uncinetto, sarà una coccola. Una coccola. Una sciarpona, uno scialle, una stola, un cardigan, un cappello e scaldacollo o sciarpa, credetemi. E con solo due gomitoli vi basta per uno scialle, per una stola, per ecco, cappello e sciarpa, quindi veramente ha anche una bella metratura perché ha 375 metri in 100 grammi. I colori sono questi e poi
li vedrete anche sul sito. Sotto, come sempre, avete il link, ma anche qua sopra da qualche parte lo dovete avere nella i a destra dello schermo. E con questa la nostra puntata creativa finisce qui. Io vi auguro tanta, tanta, tanta creatività, tanto amore e armonia. Vi voglio dire che abbiamo fatto delle modifiche nelle spese di spedizioni. Guardatele sul sito perché c'è la striciolina, guardatele sul sito, abbiamo abbassato un po' il prezzo, insomma abbiamo fatto dei conti e sapendo che questo è un, diciamo, punto nevralgico per tanti di voi e mi sembra anche normale, abbiamo provato a venirvi incontro e io spero di aver fatto una cosa gradita. Non vi scordate di iscrivervi alla newsletter perché avrete subito uno sconto di 10%, riceverete il codice nella mail se non avete ancora fatto un ordine sul nostro sito, se volete provare i nostri prodotti. E se avete fatto e non l'avete utilizzato, lo potete utilizzare tranquillamente iscrivendovi alla newsletter. Quindi scrivetemi nella mail oppure nella WhatsApp se avete domande sulle quantità, sui filati, su abbinamenti di filati e così via. Ciao, un weekend meraviglioso, grazie a tutti.